Tra l'altro io c'ho un garantito nel banner personaggio. E non lo so, ma preferisco tenermela il più possibile. Se riesco. Se non dovessi riuscirci, pazienza. Ma al momento preferisco tenermelo. Soprattutto per quello che si è visto dai leak dei personaggi di Fontaine. Perché sembrano veramente molto carini. Poi, l'estetica è una cosa e il gameplay è un'altra. Se tu mi dici che un personaggio è strabellino e poi a livello di, insomma, meccaniche di gioco e tutto il resto è una noia, beh, non so se pullarlo oppure no, eh. Dipenderà molto dalle meccaniche, perché diciamo che una di quelle cose che si portavano dietro alle patch di Inazuma e Sumeru era che praticamente prima di Inazuma, per esempio, non c'erano tanti personaggi Electro. C'era Lisa, Razor, che era un DPS fisico, e Keqing, che non sono tra i migliori, diciamolo chiaramente. E quindi tutti hanno aspettato l'uscita di Inazuma per ampliare il cast dei personaggi elettrici. E alla fine è stato così, eh. È stato effettivamente così. Però appunto molto dell'hype, tra l'altro, oltre al fatto che sai che questa era una regione basata sul Giappone feudale, insomma, si portava dietro tutta quella iconografia vista in anime, insomma, tutti questi prodotti giapponesi, la gente aspettava anche questo lato meccanica di gameplay. Ora invece, anzi, passando a Sumeru, invece, il discorso era diverso, cioè mancava proprio l'elemento dentro. Quindi, sapendo che ti manca una meccanica fondamentale del gioco, vuoi che non ce lo vai a buttare un occhio su questa nuova regione e tutto il resto? Ovviamente sì. E però non si può dire la stessa cosa di Fontaine. Perché ora, ripeto, non l'abbiamo ancora vista la regione, non sappiamo che cosa andranno ad introdurre. Magari ci saranno delle meccaniche completamente nuove che non ci passano neanche per l'anticamera del cervello. Però, appunto, senza conoscere niente, non è che puoi dire, guarda, sto aspettando Fontaine per i personaggi Hydro. Perché i personaggi Hydro ci sono già in gioco. Cioè, la signorina Yelan è uno dei migliori personaggi Hydro che ci sono in gioco. Mentre invece il signorino Shinju è la stessa cosa. Come anche Mona, come anche, insomma, altri personaggi, il signorino Child e varie altre cose. Quindi, capito, non ha lo stesso beneficio, non tanto del dubbio, ma proprio di hype, questa nuova regione. E quindi secondo me dovranno ripiegare per forza, non tanto nel farci uscire dei personaggi che sono di X elemento, perché l'elemento lo abbiamo già, quindi non è una novità, ma dovranno introdurre qualcosa di nuovo. Ora, quello che manca, se ci avete fatto caso, a livello di meccaniche di gioco, gameplay e tutto il resto, è un personaggio che fa, il DPS c'è già, Hydro. Però in questo caso manca un personaggio sulla stessa riga, sullo stesso concept di Kujosara, di Goro, di Faruzan. Mancano questi personaggi qua per l'Hydro. Ovvero che magari se tu lo vai a fare C6 ti aumenta il danno critico dei personaggi Hydro del 60%, capito? Non c'è questa cosa all'interno del gioco. E secondo me, se la vogliono giocare per bene questa cosa, ogni volta che andranno a rilasciare le prossime patch. Quindi probabilmente nella patch di Fontaine potrebbe arrivare nuovo DPS Hydro che sia, e i personaggi 4 stelle avranno un ruolo da buffer specifico di questo elemento. Anche perché, se no, che cos'altro puoi inserire all'interno del gioco? Cioè, ripeto, ha senso andare su nuove meccaniche e tutto il resto, però queste nuove meccaniche poi devi fare in modo che io le possa sfruttare anche se non ho i nuovi personaggi, no? Cioè, giusto per farvi capire, infatti hanno messo la signorina con lei gratuita. Poi lo possiamo anche rivedere il fatto che serviva un personaggio dentro per fare i vari puzzle e tutto il resto, no? Quindi per lo più è stata quella l'utilità. Però appunto devi fare in modo che qualsiasi cosa nuova tu vai a inserire funziona anche retroattivamente sui personaggi precedenti. Infatti non a caso, quando andate a costruire il party hanno cambiato la resonance, perché prima la resonance di Hydro, ovvero Placide Acque, non era questa qui. Prima la resonance di Hydro andava ad aumentare le cure ricevute.
E non serviva un cazzo, perché se tu hai un healer che ti fa un 30-40k di burst di cura, tipo la signorina Jhin, di aumentare le cure ricevute, che te ne fai? Non serve a niente. Infatti ora l'hanno cambiata di recente, mettendo questa robina che aumenta i PS massimi. Questo perché è utile su tanti PG che scalano con HP, nello specifico la signorina Yelan e anche la signorina Wu Tao che fa più danno. Quindi capito? Devono gestirsela bene a queste cose. Poi certo, volendo possiamo anche fare un altro tipo di discorso, che quando tu hai un qualcosa che funziona tecnicamente non ha anche senso cambiarla, cioè perché sai che comunque la gente ti va dietro, alla gente piacciono questi personaggi, piace il mondo di gioco e quindi introdurre troppi cambiamenti sarebbe anche un pochino un controsenso, no? Ci sta il tuo ragionamento, la speranza in realtà è che l'Hydro non sia il solo leitmotiv di Fontaine. Ma guarda, questo, mi auguro pure questo, perché se tu mi dici hai la regione Hydro e l'unica cosa di nuovo sono i nuovi personaggi Hydro, permettimi che rimanga un pochino deluso. Infatti, non a caso, la regione di Inazuma, ti faccio un esempio, è stata bella perché non solo ha introdotto nuovi personaggi Electro, ma grazie a Inazuma noi abbiamo il team Monogeo, che ok, si poteva anche fare prima, ma mancava il buffer, che come può esserlo quello di Goro. Quindi, capito, ti ha dato diverse cose. Ora, invece, con Sumeru abbiamo essenzialmente insomma, i personaggi dentro e tutto il resto. Però anche qui magari potrei fare più team direzione, più cose particolari. Quindi, capito, ci devono dare anche altro.